Dottora Gazzani, perché l'arte deve essere anche etica? Perché l'arte nasce come strumento di comunicazione tra un al di qua e un al di là. Nasce in tempi molto lontani, in cui l'idea di Dio era ancora lontana dall'essere definita, l'idea di religione. E quindi l'arte non può scaturire se non da chi si pone nella condizione di poter dialogare con un altrove, primariamente. Etica significa questo, significa la fede non necessariamente verso un Dio o una religione, una fede verso un altrove, che è la prima prerogativa di qualunque opera d'arte. Etica significa distanza dagli pseudovalori del nostro tempo, dal denaro, dal successo, dalla popolarità. La fama è qualcosa di molto più grande che si conquista nei secoli, non certamente nel breve periodo. Etica significa per me, in arte, la fede verso una capacità espressiva. Ecco, un artista prima di tutto deve preoccuparsi di comunicare, di risvegliare domande, di aiutare a cercare risposte, magari anche di turbare, ma sempre e solo al fine di sollevare un'indagine interiore. Lei è il curatore del MAX qui a Catania, nel sito del Convento delle Benedettine. La scelta di questo sito è legato a questa forma, diciamo, di etica e anche di religione, o è semplicemente una casualità perché la location è bellissima? Io a questa domanda non so rispondere in toto, perché io sono il curatore. Il museo, come voi sapete, è un museo privato e potrebbe rispondere meglio al direttore. Io posso dire che l'incontro tra me e la dottoressa Napoli, che è la direttrice del museo, che io non conoscevo prima di essere interpellato per questo incarico, è nata da una condivisione totale sulle finalità dell'arte, sul senso dell'arte contemporanea oggi, che prescinde dal luogo. Non è che queste scelte estetiche e filosofiche sono scelte dettate dal luogo, sono le scelte che noi ci eravamo posti prima ancora di sapere che il MAX sarebbe nato all'interno di un monastero. Un'opera, così come una persona, può piacere o meno, ma se è oggettivamente bella lo è e basta. Ma spesso vediamo in musei internazionali famosi delle opere strane o comunque che di importanza hanno ben poco, viste così, ma sono a livello finanziario veramente con cifre astronomiche. Come mai avviene questo? Ma quello attiene al fatto che l'opera d'arte si è trasformata da oggetto di culto, oggetto di meditazione, oggetto di espressione, a merce commerciale, e come tale segue delle logiche che sono quelle della grande finanza, che sono quelle della moda. Beh, insomma, non a caso i grandi signori dell'arte di tutto il mondo sono François Pinault, Arnault, comunque persone legate al sistema moda. E noi assistiamo anche alla Biennale di Venezia. Massimiliano Gioni è il curatore della Fondazione Trussardi, quindi torna fuori il discorso moda. Sono logiche commerciali, sono logiche mercantili che devono far guadagnare denaro in poco tempo, a scapito del valore estetico di un'opera che invece è un qualcosa che si esprime attraverso anni, se non addirittura secoli. Non dimentichiamoci che Caravaggio, per citare l'esempio più ovvio e banale, è rimasto sconosciuto per 400 anni, finché nel 1952 Roberto Longhi lo ha riscoperto e rilanciato, e oggi per noi Caravaggio è un, come dire, appartiene al nostro immaginario artistico collettivo. Quindi quel valore estetico di Caravaggio ha impiegato 400 anni per essere riconosciuto. Oggi si parla di performance economiche che durano poco, ma alla fine lasciano anche poco. Grazie. Giuliana Avila, blog Sicilia, Catania.